che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che ci abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della continuità e quindi della complicità. Poi lo posso dire. Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Paolo Borsellino. Inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano, e come tutti i fatti umani, ha un inizio, e avrà anche una fine. Giovanni Falcone. Di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno. Abbiamo oggi una mafia più civile, una società più mafiosa, una mafia sempre più in giacca e cravatta, una società che cambiandosi abito troppe volte al giorno sceglie il travestito. Antonio Imbroglio. Le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La mafia pervade tutto ormai. Non è più un fatto sociale, politico, economico. È un processo culturale. La prima vera poesia deve essere la nostra vita, pronta a contrapporsi ai ricatti, compromessi, miserie di qualsiasi genere e natura. Dalle zappate. Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene e dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere. Giovanni Falcone. Sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Giovanni Falcone. Contro chi sotterra la coscienza nel cemento, pensa prima di sparare. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, ma incoscienza. Giovanni Falcone. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita. Gli uomini passano, le idee restano, restano nelle loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Giovanni Falcone. Che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. Peppino Cascato. Avete chiuso 5 bocche, ne avete aperte 50 milioni. Giovanni Falcone. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di... La mafia uccide. Soltanto